Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico. Anche questa puntatona dal colore di scrittura creativa. La progettazione narrativa dei grandi autori di fantascienza. Philip K. Dick. Progenia, Progeny, Worlds of Fate 1954, Fabula. Un bel racconto di fantascienza, triste dal colore New Wave, quello che Dick plasma in questo bel testo, che a mio avviso è il più bel racconto di Dick che sino adesso ho tradotto da Worlds of Fate. Il tema centrale è tipicamente New Wave, il difficile rapporto tra genitori divorziati e che lavorano e non hanno tempo per crescere figli, e figli stessi che finiscono abbandonati in un collegio d'alto rango. Questa questione viene rimaneggiata da Dick mescolando con il classico tema di fantascienza dei robot del 1890. Sì, dei robot. Ma Dick innova la favola classica di fantascienza. Invece di clonare il plot classico dell'umanizzazione dei robot, come fece l'autore E. Binder in I Robot nel 1939 su Amazing Stories, ecco, Dick permuta la tematica. Dick si focalizza sui robot come macchine fredde e poco empatiche. I robot probabilmente sono la metafora dei freddi docenti ed educatori britannici dei ricchi collegi per persone altolocate. Narratore esterno, non onnisciente, invisibile e focalizzabile sui personaggi. I dialoghi e le descrizioni in Dick sono sempre un po' troppo lunghi, con troppe divagazioni e rallentamenti, rispetto alle necessità di far progredire la favola. Ma nel complesso, in questo racconto, anche se i dialoghi sono un po' troppo lunghi e causano rallentamenti, sono comunque dialoghi sempre ben costruiti e molto naturali, forse un po' troppo naturali per le esigenze narrative. La chiusura del racconto è triste e spietata. Non la si intuisce se non in fondo alla storia in cui la seconda generazione ripudia le origini ed il padre self-made man della cultura americana. Format. È un racconto di fantascienza che oggi sarebbe classificato come molto lungo, tanto da essere un vero e proprio libro. Sono sporadici elementi di black box tecnologica. C'è anche un po' di infodump per dare coerenza tecnologica alla favola. È a mio avviso hard sci-fi e non fantasy questo racconto di fantascienza. Per questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.